una Befana per la città, ancora un altro successo, rettore, il quartiere che si anima per questa iniziativa che è davvero nel calendario delle feste, insomma, di tutti gli aretini. Come sta andando? Bene, siamo soddisfatti, anche quest'anno ottima partecipazione di pubblico e di associazioni locali che si sono ritagliati uno spazio in questa vetrina, quindi siamo contenti. In più, per nostra fortuna, abbiamo avuto anche l'appoggio e lo sponsor di We Love Insulina, che ha anche un'importante utilità nell'ambito sociale, per cui siamo doppiamente contenti. Nel 2016 che cosa vorrebbe portare a casa, a parte il successo che noi sappiamo, insomma, in Piazza Grande e che non lo diciamo neanche per scaramanzia, ma insomma, che cosa vorrebbe portare a casa come quartiere di Porta del Foro? Vorrei che arrivassimo a fine 2016 con le idee chiare su quello che è la nostra sede. Stiamo lavorando con l'attuale giunta comunale, con l'assessore Camurrini. Spero che possiamo arrivare a delle soluzioni che siano definitive e chiare, cosa che purtroppo oggi non possiamo dire di avere. Per vivere anche meglio il quartiere, no? È una cosa assolutamente necessaria per avere un biglietto da visita, innanzitutto per chi frequenta i quartieri saltuariamente, visto che siamo consapevoli tutti, come ha detto anche oggi il vice sindaco Camurrini, che stiamo diventando un importante centro di aggregazione, dobbiamo avere una casa in cui questa aggregazione si possa fare. Chiudiamo con la giostra. L'anno scorso, insomma, siete tornati ad avere degli importanti successi, quest'anno però bisogna ruggire veramente. Ce la metteremo tutta, i ragazzi stanno già lavorando, per cui intensificheremo ovviamente il lavoro con la Lancia a partire da marzo, ma siamo fiduciosi, abbiamo dato dimostrazione che quanto abbiamo messo in piedi nell'ultimo mandato, che era concluso con il rettorato di Sandro, che oggi purtroppo non è qui con noi, stiamo andando avanti su quella strada e credo che sia una strada che ci possa portare anche a soddisfazioni maggiori rispetto a quelle di un 2015 che comunque finalmente ci ha rivisto competitivi.